Amici sportivi, amanti del grande calcio, benvenuti al match di Serie B fra Spurs e Aspirina. Ce la racconta Walter Marrang. Allora, Sparsa-Spirina, partita equilibratissima, combattuta, finita sul risultato di 2-1 a favore degli Spurs. Le rispettive squadre praticamente scendono in campo con due moduli simili, quindi il rombo. Gli Spurs subito in campo con Ciarabella, ottimo difensore come perno appunto difensivo, sulle fasce Ditta Sottile per dare appunto spinta. Sottile infatti siglerà comunque il gol dell'1-0 degli Spurs con un grandissimo tiro. È lo piccolo come punta centrale. Per gli Aspirini, stesso modulo tattico con Gatto Francesco in mezzo alla difesa, Gatto Gabriele, quindi Gatto Junior sulla destra, Russo Ludovico con la sua fantasia sulla sinistra e Corone Odario al centro, dopo sostituito comunque da Veca, si alternavano. Le due squadre praticamente arrivano, gli Spurs da due vittorie consecutive, quindi hanno fatto bottino pieno le prime due giornate, mentre gli Aspirina invece il risultato opposto, due sconfitte. Gli Aspirina, questa è stata un'ottima prova, una prova di compattezza che ha dato loro, che inizia a dare loro fiducia, risultati per il gioco comunque espresso nelle prime due partite. Hanno dimostrato quindi più solidità rispetto alle prime due partite e anche se è venuta questa sconfitta, comunque non hanno nulla da rimproverarsi. Da registrare, il primo tempo è terminato sul risultato di 1-1. Da registrare i due gol, è stata una partita diciamo combattuta a centrocampo, quindi non ci sono state tantissime occasioni da gol. C'è stato l'1-0 subito firmato Sparse, con appunto il tiro di Sottile, grande bolide che spacca praticamente quindi a metà la partita, che era una partita statica. Giovanni! E dopo, verso la fine del primo tempo, ecco arrivare l'1-1 di Gatto Gabriele su punizione sporcata dalle gambe, diciamo, avversarie, che sigla appunto l'1-1 e così fa terminare il risultato del primo tempo in pareggio. Subito nella ripresa c'è un calcio di punizione per La Rosa, giocatore degli Spurs, che si infrange sulla barriera. Ci riprova 5 minuti dopo lo specialista ai tempi di Sarresburgo, Cardella, no, Cardella Dei no, dai Brasileiros. Brasileiros, pardon, uno specialista che colpisce con nuovamente la barriera. Appunto, questo per sottolineare questa concentrazione da parte Un degli Aspirina equilibrio tattico, diciamo, in questa partita. sì, Walter. partita molto concentrata da parte degli Aspirina, che si dirò appunto Chiusi rispetto. chiusi rispetto alle prime due partite in cui appunto hanno subito tanti gol. Walter, una considerazione. Questi Spurs sono in testa alla classifica di questa Serie B. Tu credi che potranno continuare su questa scia, su quest'onda? Ma intanto oggi si vedeva un pochettino di stanchezza in campo. Alla fine è arrivato intanto il gol di Lo Piccolo, sempre su punizione, che ha siglato quindi il 2-1 finale per gli Spurs. Gli Spurs sì, sono un'ottima squadra, sicuramente arriveranno nelle zone alte. Per il primo posto c'è da lottare, si sa sempre, è un campionato equilibratissimo quello della B. Però hanno ottime possibilità di farcela, ad arrivare primi o comunque arrivare nella serie che conta, diciamo. Per gli Aspirina, un netto miglioramento rispetto alle prime due gare. Come vedi la ripresa degli uomini di Aspirina. Gatto? Sì, Aspirina che dal punto di vista della compattezza hanno dimostrato veramente caparbietà, sagacia, hanno messo tutto in campo. A differenza delle scorse partite hanno combattuto quindi e sicuramente si risolleveranno alla prossima partita, ancora dovrà arrivare la prima vittoria stagionale per loro. Va bene, ti ringrazio Walter per questo Grazie a te. commento e ci sentiamo alla prossima. Ciao Walter. Ciao.